Su il sito che voi conoscete e che dovrebbe avere naturalmente un incremento e un collegamento sinergico con tutto quello che è l'informazione a rete della nostra organizzazione. Salve, buon pomeriggio. Io mi occupo della gestione quotidiana del sito dei nuovi inquilini a stretto contatto con la redazione, che è essenzialmente guidata da Vincenzo, Massimo e Cesare. Il sito dei nuovi inquilini, come avete visto, svolge tre fondamentali lavori. Prima di tutto è il primo strumento di contatto per chiunque faccia una ricerca su internet per avere l'indirizzo della sede più prossima a dove sta per poter avere delle risposte. E a questo mi preme chiedere a tutti i delegati delle varie sedi di verificare che i dati siano corretti e nel caso comunicarcelo quanto prima per fare un aggiornamento. L'altro lavoro che fa quotidianamente è di dare evidenza di quelle sono le campagne che si sviluppano su tutto il territorio nazionale. Terzo punto, che è anche quello molto importante, dare evidenza di quali sono le iniziative invece specificatamente locali, e su quello vi chiediamo, come già aveva fatto prima Lanciano, di dare evidenza delle vostre iniziative, che sono molte, che però non arrivano poi al sito, a dare vera e giusta evidenza di quello che è tutto il lavoro che viene fatto dalle sedi sul territorio. A questo scopo c'è un indirizzo specifico, redazione@unioneinquilini.it, dove potete indirizzare i vostri comunicati, le vostre iniziative, per dare evidenza di quello che è il vostro lavoro, in questa maniera facendolo vedere anche a tutto il resto delle sedi. E questo è un invito cui tenevamo molto. Due parole su qual è il trend del nostro sito. Facciamo anche una breve analisi. Non sono stato a portarvi grafici o robe del genere, che tanto non ci interessano più di tanto. Io ho fatto il confronto con l'annata scorsa. Noi abbiamo nell'ultimo anno raddoppiato i contatti singoli giornalieri. Ogni giorno 500 persone, 600, il lunedì di più, il venerdì di meno, sabato e domenica poi la gente sta a giro, contattano il sito dei nuovi inquilini per cercare notizie, informazioni, che cosa sta succedendo. Dalle statistiche che io leggo non ci stanno tanto, in media un minuto e mezzo. Voi direte, ma è poco. È il tempo che, se voi ci pensate, nella vostra stessa tipo di attività, quando andate a cercare su internet in pausa pranzo le notizie, fate un salto su Repubblica, la Gazzetta dello Sport, l'Unione Inquilini, leggete quei quattro titoli, le novità del giorno. Perché sono un minuto e mezzo? Perché chi va sul sito dell'Unione Inquilini e ci ritorna tutti i giorni fa cercare la differenza, la novità. E questo è il grosso sforzo che la redazione compie nell'alimentarlo quotidianamente. Questo tipo di attività io non lo riscontro in altri siti che si occupano di problema a casa con la struttura sindacale. Magari sul sito del SUNIA troverete modulistiche, leggi, quello che vi pare, ma la sensazione tangibile di cosa sta succedendo si riesce ad avere soltanto sul nostro sito. Grazie.